Siccome oggi ho come scheda di allenamento un recupero attivo, ho deciso di fare quattro chiacchiere con voi. Vi spiego un po' cosa sto facendo ultimamente e i prossimi progetti che ho in mente. Allora, intanto il recupero dall'infortunio si è, diciamo, concluso. Si è conclusa la seconda fase, o la terza se vogliamo. La prima fase era ovviamente portare il collare e l'ho portato per ben 3 mesi, come saprete. La seconda fase è iniziare piccoli movimenti e una fisioterapia, diciamo, molto blanda, giusto per riattivare tutti i muscoli e vedere che tutto sia a posto, e non era a posto. E la terza parte invece, che si è appena conclusa, è una riabilitazione un po' più importante. Una riabilitazione un po' più importante, un po' più attiva, con sessioni di nuoto, con esercizi particolari, esercizi con elastici, esercizi in palestra, tutto coordinato dal buon Federico Frulloni, che senza di lui non so cosa avrei fatto, perché una volta tolto il collare, intanto sto salendo, e una volta tolto il collare le mie vertebre non erano bene in asse. La frattura si era ricomposta, però le altre vertebre non lavoravano più in asse, e se non si correggeva quello, probabilmente tra qualche anno sarebbe stato un grosso problema per la mia vita in generale. Quindi grazie a Federico abbiamo lavorato su quello, sulla postura. È stata lunga, però siamo arrivati alla fine di questo capitolo. Adesso se ne apre un altro, che è quello della preparazione per la stagione 2020. E so che è un po' tardi, però l'infortunio era sicuramente la cosa primaria, di primaria importanza, da mettere a posto, e da lì se no non si riusciva a costruire niente, perché non avevamo una base su cui lavorare. Se una volta andavo in bici o facevo palestra e mi veniva male, si infiammava il collo, era controproducente sicuramente. Mentre adesso direi che siamo a posto sotto quel lato lì, e si può iniziare a costruire qualcosa per questa stagione. Mi sarebbe piaciuto portarvi anche qualche video della riabilitazione, qualcosa ho, però abbiamo lavorato talmente sodo che video non abbiamo fatti, e abbiamo pensato più a rimettere a posto questa vertebra C6 ed essere pronti per la stagione 2020. Stagione 2020 che sto ancora ben pianificando. Ci sono tante date, tanti eventi, tanti progetti molto interessanti, e devo vedere di incassonare bene tutto. E il grosso punto di domanda è anche sapere in che stato di forma sarò nelle prime gare, quindi decidere anche quello, ma si vedrà. Una grande novità è che tra pochi giorni mi arriva la bici nuova, la discesa, quindi se non la fate ancora, seguitemi su Instagram, @francescocolombo18, e lì metterò qualche storia, qualche foto sicuramente. Sulla bici non vi posso dire granché, sarà ovviamente una Nukeproof Pulse, però non vi posso dire più di tanto, perché ovviamente poi caricherò un video sul canale, quindi stay tuned. E niente, ora, come dicevo, faccio un po' di recupero attivo dopo una settimana un po' intensa. Ora voglio recuperare un po', perché questo fine settimana ci sarà il raduno della nazionale a San Romolo, e niente, non voglio arrivarci troppo distrutto. Quindi un girettino di un'ora circa ho messo dentro questa piccola salita, che sale su molto blanda, così faccio anche una piccola discesa da non rendere il giro troppo noioso, dai. Riguardo a quello che sto facendo in questi giorni, come non menzionare il cane.
Riguardo a quello che sto facendo nell'ultimo periodo, come non menzionare l'università. Infatti sto studiando un bel po', ho da dare parecchi esami, circa una settimana, e niente, è dura, mi toglie un po' di tempo sicuramente, però poi le giornate in cui esco in bici o mi alleno sono ancora più belle, quindi ci può stare. La scelta è stata mia di fare l'università, è un corso che mi piace molto, studio scienze della comunicazione e penso che mi servirà nel futuro, nella mia vita lavorativa direi, e niente, è comunque un bel corso e ho quasi finito, sono al terzo anno. Ridendo e scherzando e parlando sono arrivato in cima alla salita, quindi adesso ci buttiamo giù per la discesa. Yo! Ho rischiato parecchio per i due cagnolini, mi dispiace, poverini, quasi li sotterro e niente, vi ho spiegato un po' cosa sto facendo ultimamente e qualche piccolo nuovo spoiler per il futuro. Niente, continuate a seguirmi, mi raccomando mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!